L'ondata di caldo causa disservizi elettrici e disagi in Italia, allarme blackout, la regione più colpita, la Sicilia, Gravina di Catania, senza luce e acqua da venerdì scorso. Intanto il paese è diviso in due dal meteo, al nord ieri nubifragi, ancora grandinate nel Ravennate, 14 feriti, sospesi i treni, un morto a Lodi, oggi allerta gialla in 6 regioni del nord, prosegue invece il caldo torrido al centro-sud. Intanto la CGIL chiede da subito di allargare a tutti i lavoratori e le lavoratrici la cassa integrazione per le ondate di calore. Il servizio. I sindacati mettono pressione al governo sui temi del lavoro, in particolare sulle situazioni più a rischio. Aumentano infatti le morti sul lavoro causate dalle alte temperature. Comincerà domani la trattativa con il Ministero del Lavoro. Bisogna decidere se ricorrere ad un protocollo ad hoc oppure ad un decreto legge allargando il ricorso alla cassa integrazione allo smart working, come spiega il segretario della CGIL Maurizio Landini, che per l'autunno annuncia lo sciopero generale. Rendere accessibile la cassa integrazione a tutti e per tutte le forme di lavoro. Questo in modo molto rapido. Oltre certe temperature non si deve lavorare ed emerge anche la necessità di in prospettiva fare investimenti che riguardano anche la climatizzazione di tutti i luoghi di lavoro. Landini ritiene necessario anche un provvedimento che stabilisca il livello della temperatura oltre il quale non si deve continuare a lavorare. Al momento per l'INPS e l'INAIL la soglia di calore che fa scattare la cassa integrazione è di 35 gradi, ma l'INPS ha già chiarito che per l'eccezionale ondata di caldo è possibile attivare la CIG anche sotto quel livello se si lavora sotto il sole. Per Giornale Radio, Luisa Vittoria Amen.